RAI, Radio 3. Che spasso, che risate, che magnifiche trovate, tutti i giorni a Radio 3, Radio 3, sempre a luna Radio 3, Radio 3. La barca c'è ogni or con te, salvo i giorni del peccato non sono mai state incise per intero le musiche di un trapezio per Lisistrata di René Giovannini, in cui c'era il coro fatto dal quartetto Cetra nella prima versione, dai Ricchi e Poveri nella seconda. Adesso non so nelle successive chi potrà sostenere questa parte. Ma dove stanno più complessi come questi? Altro che i Pooh. Oggi siamo... E c'era la canzone Luna Selene, che andrebbe messa, inserita in un album... E questa è la barcaccia. Che cosa c'è? Come siamo si è già in ritardo. L'introduzione di Castelli, non si può parlare durante l'introduzione. A che serve questa introduzione? Serviva a chiacchierare a lei, per dire guarda la pasta stasera che si è messa in testa. Infatti. Cioè, cosa serve a lei a ricordare la melodia e al pubblico a fare le chiacchiere come noi. Intanto siamo Michele Suozzo. Ed Enrico Stinchelli, e tutti voi avrete riconosciuto le note introduttive di Casta Diva dalla Norma di Vincenzo Bellini, autore catanese. Attivo a Milano. Attivo a Milano e morto a Putò, come ci ricordò Ninni Ganguzza. Putò, però... Putò, in catanese Putò, non Putò. Basta con queste pronunce, tanto Sarkozy ci ha mandati per aria a tutti, quindi Putò. Cioè, non ci tagli la musica. E non è lei. Lei. Non la vuole sentire. Ah, perché era la Cabbaglia. La Cabbaglia no, non ci sente. No, noi parleremo invece della Norma, che è andata in scena ieri sera a Salerno, nell'ambito della ormai famosa consolidata stagione di Salerno. Un arduo cimento, perché con Norma davvero non si scherza. È una di quelle opere dove penso che qualunque soprano, tenore, mezzo soprano che sia, o basso, compreso il direttore d'orchestra, non dormano. La notte prima della prima. E allora è stato il trionfo personale di Sonia Ganassi come Adalgisa. Adalgisa, no, a questo punto si potrebbe pensare anche una Ganassi Norma, visto che ormai lei frequenta entrambi le persone. Lo sentiremo nell'intervista, lei dirà delle cose interessanti sui prossimi approcci e sul tipo di vocalità che ha. E dice qualcosa anche sulla mancata semiramide. Sì, sì, io le ho chiesto proprio di dire di viva voce, di sua viva voce, la verità. Perché questa è la trasmissione della verità. Verità, cioè il siero della verità che viene inoculato nei microfoni e poi sentiremo. Trionfo anche di Danny Loren, che veramente ha diretto una splendida Norma. Loren era debutto nella Norma, l'aveva fatta già? No, l'ha già fatta varie volte anche a Tel Aviv con la Teodossiu, doveva essere Norma in questa occasione. Poi c'è stato dei dissapori, diciamo, c'è stato qualcosa. Cosa che non ha funzionato nei contatti, diciamo, Dimitra, la Dimitra, quindi non è venuta, ed ha debuttato in Norma Lucrezia Garcia, che è una ragazzona di colore, bella sostenuta, una grossa meme. Come questo nome è spagnolo? Perché lei è di origine, adesso ve lo diremo, di dov'è la Lucrezia Garcia. Ha debuttato, si è fatta conoscere a Verona in una Aida. Ah, ecco, in Aida andava bene perché
E bisogna sottolineare anche il resto del cast, perché per la prima volta risentivo Roberto Aronica. Aronica Boglione. Boglione, un bellissimo fraseggio, sempre un bel colore di voce, però molto preoccupato tutte le volte che deve salire in alto, cosa che aveva anche la Garcia, la quale tutte le volte che doveva affrontare un acuto che fosse sopra il si bemolle erano dolori, dolori che si sono trasformati anche purtroppo in incidenti vocali nel corso della recita. Poi Norma è come è come quel gioco dei birilli: cade un birillo, cominciano a cadere tutti. Altri. Cioè il primo do della cabaletta è venuto male e da quel momento lei ha cominciato a sudare. Freddo. Solo che i birilli più cadono e meglio è. Sì. Invece le cose dell'opera sarebbe meglio che non no. E purtroppo Norma poi, finito il primo atto che è già bello pesante, inizia il secondo atto che è durissimo. Devo dire, calcolando la versione originale in due atti, no? Esatto. Come è stata fatta come è stata eseguita a Salerno. Come ormai si fa. Quindi una preoccupata Norma a fronte di una vocalità che ogni tanto era molto luminosa, soprattutto quando era tranquilla. Anche la recitazione ne ha risentito, per cui non era mai in parte. Quindi la Ganassi l'ha umiliata. La Ganassi era praticamente quasi più Norma lei. Perché già come entra si piazza che ne dica sopra. Attilio. Vabbè, che lui è un grande sostegno. È bravissima. E Adalgisa però ha un peso, come dire, ha una caratura vocale artistica tale che quando entra in scena si mangia un po' tutti, perché come si muove, come fraseggia. Cioè la Ganassi è una che sa il fatto suo e lo fa valere. A quel punto il pubblico la premia, giustamente, perché lo vedi subito se una si muove in scena in un certo modo. Se uno è il basso? Il basso molto bravo, devo dire, Carlo Striuli, come Oroveso. Un vocione, lo sentirete anche nel finale dell'opera, imponente. Flavio molto bene, Enzo Peroni tenore e Clotilde, la più bella in scena, Francesca Franci. Alla Franci come Clotilde? Ma un lusso. E come aveva voluto fare questa piccola parte? Vedi, perché Oren riesce a trascinare questi grandi nomi. Perché come Karajan, vedi, Oren vuole esatto. I grandi cantanti. E devo dire, veramente, quelle poche battute, ma come si muoveva, come stava in scena, è da prendere esempio, perché la Franci è un'altra che tiene banco. Molto buona la regia, molto bella, devo dire, di Francesco Torrigiani, che ha voluto ambientare tutto una sorta di Medea, dice lui, di Pasolini, riproposta diciamo in chiave di Norma, però mi sembrava di riconoscere anche degli elementi tipici di quel film Stargate, non so se lo conoscete, con quei due semidei. Beh, è sempre un po' spaziale. E un bel gioco di luci, devo dire, a Salerno forse questa è stata la migliore regia che ho visto finora, il miglior allestimento, anche perché... Sì, perché gli allestimenti in genere non erano curati più di tanto. Erano insomma. Un po', come dire, rispetto ai cast, erano zoppicanti. Invece l'allestimento... È un po' come Zurigo, insomma. Esatto. In fondo, Salerno è la Zurigo italiana. Da un certo punto di vista... Andiamo. Ora ascoltiamo il finale dell'opera, dove sentiamo un po' tutte le voci, e esclusa la povera... Ganassi. Ganassi, che ha già finito di cantare prima, e poi sentiremo l'intervista con la Ganassi e due altri momenti con le voci dei protagonisti. Andiamo pure. Oh,